Piazza Garibaldi, nuova via Garibaldi, lo è già da un po' di tempo. Il punto di vista dei commercianti tra passato e presente, insieme a Fabrizio Fiorenza, una vita in via Garibaldi, un negozio anteprima moda, qual è l'aria che tira, a parte il vento odierno, sulla novità comunque del restyling quasi ultimato di Piazza Garibaldi? Ma speriamo che il maestrale, così come è arrivato oggi, ci porti anche insomma, delle belle novità. E niente, stiamo ancora un po' vivendo una situazione un po' precaria e a seguito sempre di questi lavori che sicuramente hanno dato un decoro, hanno migliorato molto quello che è l'aspetto anche insomma delle vie commerciali, del salotto diciamo buono di Cagliari, o se vogliamo anche del centro storico commerciale. Però ripeto, ancora soffriamo di quello che possono essere quei servizi annessi diciamo, a questo rifacimento, a questo restyling ecco, della via, cioè nel senso che poi la via, come possiamo vedere, diciamo, è molto molto sporca, non vengono diciamo eseguite quelle che secondo noi sono le operazioni base, cioè nel senso con i mezzi diciamo pulistrada, chiamiamoli come vogliamo, e spesso e volentieri siamo noi titolari dei negozi che ci dobbiamo mettere ramazza e secchio a eliminare quello che sono gli escrementi dei cani o è anche diciamo, tutto quello che poi comporta il passaggio anche insomma delle persone. Qual è il giudizio su Piazza Garibaldi nuova, più che altro da un punto di vista delle novità che il comune ha realizzato, vale a dire una rivoluzione per quanto concerne la viabilità? Allora, diciamo che il discorso ecco, della viabilità, ma soprattutto anche di quello che può essere la pedonalizzazione assoluta, così come viene definita, noi diciamo, siamo abbastanza fiduciosi e contenti, se però si crea intorno a quest'isola diciamo, pedonale tutta una serie di infrastrutture, vedi parcheggi, ma vedi anche quello che possono essere così, anche i mezzi pubblici, cioè può riportare anche quelle che sono le persone magari che non hanno la possibilità, perché magari non hanno un mezzo proprio, anche le persone anziane, per carità, perché questo comunque deve essere... deve ritornare diciamo ai cagliaritani, il centro storico deve tornare ai cagliaritani, cioè permettere anche diciamo che se arriva in macchina ecco, di avere anche così la facoltà di poter parcheggiare la macchina, ma soprattutto anche mettere in condizione le persone che vogliono prendere i mezzi pubblici ecco, di poter usufruire anche dei mezzi pubblici. Un voto da 1 a 10 allo stato attuale? Allo stato attuale io darei un 6 più, perché ripeto, qua è vero che ripeto abbiamo migliorato tantissimo quello che è la condizione della strada, la condizione anche così della viabilità, però ripeto, è inutile avere una Ferrari e avere una Ferrari sverniciata, cioè nel senso che poi ripeto, è un qualcosa che ancora non ha una sua identità, manca l'arredo urbano che c'era stato promesso in sede poi insomma di discussione, stiamo parlando già di 4 anni fa quasi. Non abbiamo visto, ripeto, nessuna fioriera, nessun contorno ecco, che dia comunque un'identità alla via. Cioè la via, per carità, è migliorata sicuramente tanto, però ripeto, non ha ancora quella sua identità insomma, che noi ci aspettiamo. In un flash facciamo un salto neanche tanto nel futuro, ma nell'attualità, il presente. Amazon, un nuovo modo di vendere, assolutamente telematico, online. Voi commercianti... storici e classici soprattutto, lo temete? Noi lo stiamo già usando, perché poi ripeto è anche una questione legata anche a questo modo di fare gli acquisti in maniera diciamo così, se vogliamo, tecnologica e anche innovativa. Io dico che insomma si sta perdendo un pochino anche così e non si sta dando forse neanche più a noi commercianti quell'importanza ecco, magari come punto di riferimento, come punto di fiducia. Anche perché, ripeto, dietro Amazon sicuramente non ci sono anni di esperienza, non ci sono anni di professionalità e non ci sono anni soprattutto di lottare, di vedere diciamo, anche il quotidiano, quindi cercando sempre di portare i nostri prodotti, le nostre aziende, sempre prodotti made in Italy e soprattutto promuovere ancora quello che di poco, di buono forse è rimasto ancora diciamo, a livello proprio di produzione italiana. Quindi Amazon in un modo, secondo me... che ripeto è un discorso più di moda ecco, perché anche perché poi insomma io per quanto ne so ci sono anche tantissimi resi, quindi diciamo che non è ecco, non c'è proprio perché non c'è questo punto di riferimento, proprio perché non c'è forse
anche un interlocutore, insomma, che ti dà poi un consiglio e che magari ti fa notare, insomma, determinate cose che magari Amazon non può. Quindi, diciamo che, però purtroppo soffriamo, stiamo soffrendo, è evidente, insomma, e lo vediamo anche dalle vendite.